sono contento di questo pareggio, lo dico subito, perché con tutte le difficoltà del caso, con un ex giocatore della Salernitana a centrocampo che doveva fare da specchio a uno dei migliori centrocampisti al mondo, senza il nostro capitano, senza il nostro giovane più promettente, senza il nostro numero 10, noi siamo lì e c'è un motivo. Che motivo c'è? Il motivo è che in panchina ad oggi abbiamo il migliore allenatore della Serie A. Quando tu hai il migliore allenatore della Serie A e ad oggi è un dato di fatto, te la puoi giocare, e l'abbiamo dimostrato stasera. Tanti giocatori senza esperienza, tanti infortuni, ma siamo lì. Uno che non cerca alibi, che dice tanto i giocatori ce li abbiamo a mettere in campo, al massimo ci mettiamo Cambiaso, ci mettiamo Healing, li adattiamo. Gianni, non so se hai sentito le parole di Simone, ti vedo anche te lì sotto. Concorderà, è una persona intelligente, concorderà. E quindi ti lascio la parola chiedendoti cosa può fare in più questo allenatore con questa squadra. Oggi, con tutto il bene, Nicolussi, Gatti hanno dimostrato quello che sono, ma noi siamo gruppo e sosteniamo tutti i ragazzi, aspettiamo la loro crescita e ce la giochiamo già, e ce la giochiamo già. È tornata la Juve, Gianni? Ma guarda, io sono talmente imbarazzato per Simone Zurlo che ho deciso di non rispondergli più, perché veramente sei la vergogna del tifo juventino. Allora, Detto questo, sembra eccessivo, sinceramente. No, la vergogna del tifo juventino, io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Gianni, allora, detto questo, è quasi più bello io il sottoscritto, io non ti ho interrotto, ti ho ascoltato le tue puttanate in religioso silenzio. Fammi parlare che te le spiego. Ti ho ascoltato purtroppo in silenzio. Allora, io ho visto una squadra nel primo tempo che fisicamente ha retto, è stata ben messa in campo a imbrigliare l'Inter, perché quello è stato il gioco della Juventus, a imbrigliare l'Inter, ci è riuscito, ma in campo ricordati che ci vanno anche i giocatori, e non è che se la Juventus non vince perché abbiamo Gatti e Nicolussi, e se vince è perché abbiamo Allegri. Avete anche triturato il cazzo su queste cose qua, perché voi dovete smettere di buttare merda addosso ai giocatori della Juventus. Dovete smetterla, perché Nicolussi Caviglia oggi ha messo le palle in testa a Rabiot, al tuo Rabiot, ha messo le palle in testa. Ma non hai visto la partita, meglio di Rabiot, in proporzione. Nicolussi Caviglia gioca meglio di Rabiot. Che facciamo? Ma cosa ha fatto Rabiot oggi? Cosa ha fatto? E le ha sbagliate tutte. Detto questo, volevo finire. La Juventus, ripeto, il primo tempo mi è messo adesso in campo, la pingo, ricordatemela dopo, raga, la domanda. E chiudo. Il secondo tempo io ho visto due allenatori che hanno rinunciato completamente a giocare a calcio. Hanno rinunciato completamente a provare, non dico a vincere, ma a provare di vincere la partita. Una partita noiosa da schifo. Guarda che coglioni, è un altro sessionato, Gianni. Sei un altro sessionato. Io non vi penso neanche. Guarda come è contento il Pusi. Siete voi che mi cagate a me. Io non vi tacco, non ho neanche cagato con le vostre puttanate. Non vi tacco io. Non vi tacco, non mi interessa. Gianni, posso dire? Posso farti una domanda, Gianni? Vai. Adesso io ti capisco, anche a me Allegri non piace, ma cosa poteva fare di più? Non sto accusando Allegri, infatti. Non sto accusando, in generale, ma oggi non devi essere arrabbiato. È come una vittoria. No, ma non sono arrabbiato. No, ma purtroppo te devi capire che io non sono arrabbiato con Allegri. Io sono arrabbiato con chi parla in questo modo qua. Con chi dice che i giocatori della Juventus sono delle merde e se fa qualcosa di buono è solo perché c'è Allegri. No, io sono arrabbiato con loro. Io ad Allegri stasera ho detto, nel secondo tempo ci sono due allenatori che non giocano la partita, tutti e due. Si sono accontentati. Boh, basta. Ho detto, dico quello che vedo. Vabbè, adesso usciamo un attimo dalla diatriba. Scusami, usciamo un attimo dalla diatriba Allegri. Don, che dici? Prestazione di Vlahovic?
Ragazzi, stasera ottima prestazione di Vlahovic, no. Ottima, ma ottima prestazione della difesa. Tatticamente la Juventus è stata perfetta. Ma che difesa, ingabbiato. Gatti non può circolare, dai, a non fare. Ragazzi, Manfredi, tu hai detto che i quattro giocatori del Milan attuali possono diventare i migliori della storia del Milan, quindi proprio cinque, tu non puoi più parlare della storia del calcio. Non puoi più proprio parlare della storia del calcio, quindi proprio non puoi parlare. Però possiamo Kerrel, mi sembra esagerato. Non si tratta di buttare la croce addosso, perché sembra che altrimenti io attacco il giocatore della Juve. Poi forse certo, in pochi conoscono attacchi, certo che li poi, ma probabilmente non conosci la storia clinica di Nicolussi Caviglia, che ha già un intervento al crociato, tanti problemi al ginocchio, e io non è che li vado contro, io lo sostengo, ma è quello che è. Gatti stesso, dimmi tu tra cosa voleva fare sul gol. Scusami Giurlo, ho notato io che infatti la Juve... non sto attaccando i giocatori, se siete voi che li attaccate, io non li attacco. No. Come no? Se tu mi dici che giochiamo con quello della Salernitana, con guardate Gatti che combina, eccetera, eccetera, hai detto tu. A me va bene questo, se tu vuoi un giocatore della Juventus che è più superiore, certo. La Juventus è la favorita per lo scudetto dopo l'Inter. Dopo l'Inter, certo. Comunque si vede che siete secondi. Mamma mia, quanto piangete. Oh, dai, madonna, siete secondi per un pareggio. Dai, mamma mia, quanto piangete. Oh, è stato faticoso seguirvi. Oh, madonna mia. Mitologico, lei che parla. Ha un'opportunità cosa? Persa, come dice Bergomi, per chiudere il campionato. Per me sì. Scusa Pancio, posso fare una domanda a Fabio? Certo. Ciao Fabio, intanto, per te Milan, Roma, Lazio e Napoli sono più forti della Juve? Il Napoli sì. Fai il pool, Manfred, vinciarsi poi. Il Napoli sì, il Milan è lì e le altre no, sono più deboli. Sono tutte lì. A parte l'Inter che è un gradino sopra, no? Per me il Napoli, questa è un'opinione, per me il Napoli non è più forte della Juve. Ma sono d'accordo, Gianni, però quest'anno siamo più avanti Milan e Napoli ad oggi, cioè, e infatti. Boh. E quindi c'è del buono nella Juve, veramente. Raga, la Juve oggi Fagioli, Pogba mancavano, sappiamo perché. Mancava mezza squadra. Cioè, ma ha fatto una gran partita secondo me la Juve. Cioè, io non sto accusando Allegri oggi. Forse ma io parlo in generale, ho capito Gianni. Io non sto accusando Allegri. Io sto dicendo più di questo, secondo me non può fare. Ma infatti non sto dicendo nulla. Che ricordo l'interista che ha perso già lo scudetto. Votate, non fate i bot in chat, mi raccomando, È tutto normale. Cioè, per l'interista per quanto questa sia una domanda di merda, doveva togliere l'Inter. Adesso vincerà una partita contro di noi, c'ha scritto, ma noi tutto va tutto bene. Per Emanuele, tutto ricordati, questi non sono due punti persi, è un punto guadagnato verso lo scudetto. Con te non parlo più, no, due anni perso lo scudetto. Ricordatelo, Torre, tu avevi detto che eri sicuro di vincere oggi. Ma Centozzi lo sa che Torre c'ha la maglia col 20° scudetto da 3 anni. Buonasera. La maglia se l'è fatta 3 anni. Ciccione, come sta? Questa cosa non è possibile. Io ho solo detto che nel secondo tempo si sono visti due allenatori che hanno rinunciato completamente ad avere la voglia di andarla a provare, di provarli. Chi aveva l'armata migliore? Gianni, chi ha l'armata migliore? Ma che armata? L'Inter. E allora Inzaghi è peggio di Allegri. Hai messo ma che cazzo me ne frega di Inzaghi a me? Non me ne frega. Comunque non era facile scegliere. Questi sono i migliori. Armata, su. Allora, gioca titolare, Manfredi. Aslani, da te, gioca titolare. Dici. No, mi facevano notare anche in chat il signor Enerix. Ok. Della situazione drastica in cui versa va bene Laziale, come va? Laziale, dimmi perché poi passerà l'Inter e ti prende tutti Lazio. Però pure tu sei troppo melodrammatico, smettila. Ti prendo non può urlare in continuazione. Logico. Te la sei visto il derby? Sì, l'ho visto, sì.
sono quasi annoiato, però è vero o no? Primo tempo decente, secondo tempo sembrava una partita proprio, sembrava non volevano perdere tutte e due, molto bloccata. Beh, biscotto, Juventus, biscotto. La Juventus c'aveva stranezza che a novembre non vogliano perdere. Se fosse stato aprile. No, però cioè, credo che l'atteggiamento della Juventus poteva essere anche giustificato, perché ho visto chi c'aveva in campo e diciamo a un certo punto chiaro che l'Inter era leggermente più forte, no, nettamente più forte. No. Sento sì, puzza di sì. Scudetto buttato. Io quello no, la domanda, ecco questa che ricomincia. No, ma la domanda che da fare è sento questa. Sento questa puzza a novembre. Allora, io a novembre. Cioè, qual è la sua, qual è la sua teoria folle, scusi, mi ci spieghi, no, da ossessionato. Mi ricorda come negli ultimi anni una squadra i quali tifosi verranno a giugno a dire l'abbiamo buttato noi, non l'hanno vinto gli altri, eravamo più forti. Mi sento questa puzza, mi sa che sta per ricapitare. Posso dire soltanto una cosa contro... È quello che speri, non è che lo senti, lo speri, è diversa la cosa. Solamente una cosa, che io mi sono un po' rotto... No, aspetta, ma perché tu non lo senti? Cioè, tu credi che l'Inter ha già vinto lo scudetto? No, non ho detto che l'Inter vince lo scudetto, ho detto tanto che Manfredi... Comunque, penso alla tua squadra che è imbarazzante. Un po' di scena, dai, ci ma scusa, per rispondere alla domanda, non tergiversare. Tu pensi che l'Inter ha vinto lo scudetto? No, non ho detto che lo penso. E allora che quello che ha detto Manfredi, scusa, per quello che ha detto. No, lui ha detto quello lo spera. Lui ha detto. No. Lo spera, ho capito. Difficile. Ci sono molte. Lui ha detto che ci sono alte probabilità. Lui ha detto che ci sono alte probabilità. Io ti dico che ci sono basse probabilità. Ti va bene così? Basse probabilità che succede. Corre che quante probabilità? Zero. Allora, ti dico, oggi per il bene del calcio l'Inter non vince. Perché se oggi c'è l'Inter ha finito il contenuto da qui fino a fine stagione. Ok, sì. Quindi pensa che stronzo il Napoli che invece l'ha fatto l'anno scorso. Esatto, vedi. No, ma pensa quando Torre stava a meno 5 dal Napoli dopo la vittoria e qua è venuto con il maglia dello scudetto, ricordiamoci l'anno scorso. Ma che l'Inter vince col Napoli, arriva a meno 5 nella prima giornata di gennaio per lo scudetto sbandierando. In campo 11 guerrieri, in panchina un condottiero. Guarda, io però... veramente adesso voglio dire una cosa seria veramente sulla Juventus. Io ho ritrovato per una volta la passione in questa squadra e ho visto in campo 11 giocatori che ci tenevano a giocare per l'allenatore che e per la squadra e per i colori bianconeri, punto e basta. Poi le polemiche esistono. Ho trovato 11 cazzo di giocatori che hanno lottato contro una squadra nettamente superiore assolutamente d'accordo, ma l'importante è che non è che tutte le volte che la Juve perde un punto dobbiamo accusare questi giocatori. Ma anche ora di finire, io parlo di Zurlo. Zurlo denigra i giocatori della Juve. Zurlo è anche normale e anche costruttiva. Nessuno critica i giocatori. Io non critico i giocatori. Io riconosco la verità. Mi viene a dire che solo Allegri può vincere con Gatti e con Nicolussi o con quello, con quell'altro. Sta dicendo una minchiata. È un dato di fatto. Detto ciò, non hai vinto nulla. Cosa ha dato di fatto di cosa? Dovesse essere così. Detto ciò, io non è che dico che Nicolussi colpa sua. Io lo appoggio, ma è quello che è. Lo sa che scusami, Zurlo, dobbiamo parlare. Hai fatto capire che è scarso, ma adesso devo difendere. No, riascoltati tutte le volte. Tu quando la Juve non vince devi buttare merda sui giocatori della Juve. Vabbè, non andiamo su guerre personali, però dai Gianni, rimaniamo sulla partita che fa. Dobbiamo vedere, non so se sto dicendo il giocatore della Juve, perché per me non sono così scarsi. A parte questo, che è la cosa che ha detto Allegri a fine partita, non so se ce l'hai sotto mano, però ci sono state un po' di cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso, cuore questa rosso. Questa cosa qua vorrei sentire tutti, poi io ho la mia abbastanza chiara, ve la dico. Per me non è mai fallo, onestamente. Ve lo dico alla fine. Per me non è mai fallo. Bergomi? Questo no, ma qua, fallo, qua c'è il gol. Fallo volontario e giallo.
Ah, no, da qua però nasce il gol dell'Inter, da... Fallo volontario e giallo, va sull'uomo così. Faccia palla al portiere, dai, su, ma chi da qua? Su Sanchez. Però questa inquadratura non è giusta. Una volta. Sì, ho capito, ma passa 20 secondi. Fate finire il maestro, per favore. No, dicevo che prima e dopo questo fallo, questo specifico fallo, l'arbitro ha avuto un comportamento... direbbero da calcio inglese europeo, no? Ed è vero. È vero. Secondo me ci sono due falli per la Juve non fischiati. Uno di Dumfries su Chiesa, che era fallo netto, e questo che è fallo. Nel senso, in una partita che è stata arbitrata, come abbiamo visto, questo è fallo, ed è fallo anche quello su... Però Fabio, scusami, tu hai detto una cosa... Fallo, guarda Darmian, Darmian è mio fratello, aspetta, ma l'uomo! Zio Cane, ascoltami. Tu hai detto una cosa giusta, hai detto il metro di giudizio dell'arbitro. Io dico solo cose giuste. Sei Dio. A parte il tuo Dio, che sei tu stesso, l'arbitro ha preso un metro di giudizio e l'ha portato dall'inizio alla fine. Quindi non ha fischiato falli sia per l'Inter che per la Juventus come questi. Quindi è stato giusto. Sei proprio della Juve, cazzo. Sono proprio della Juve. Fanno le domande intelligenti e tu devi insultare. Ti fanno le domande intelligenti, devi insultare, e quindi dici che non capisci un cazzo la gente, quando invece è facile per te con la dialettica unire le persone, lo fai. Ho detto, amore mio, tu mi dici che io non capisco un cazzo. Io non sto dicendo niente. Io sto prendendo una discussione e tu mi dici che non capisco un cazzo. No, ma la discussione non c'è da discutere. È perfetto. Allora, ragione. Votate, ragazzi. I canali, e hai ragione tu sempre. Sì, sì. Cosa vuol dire chiudere i canali? Abito a Venezia, non posso chiudere i canali. Ho detto, in una partita arbitrata in un senso europeo, ci sono stati due falli netti non fischiati per la Juve, che vanno fuori quella condotta dell'arbitro che abbiamo assistito e che abbiamo anche apprezzato. C'è un fallo netto di Dumfries su Chiesa, perché va sull'uomo, e qua va sull'uomo con braccio. Posso fare una domanda provocatoria? Attenzione, tutto sport. Ma perché tutto sport? Dici clamoroso errore. Una domanda provocatoria. No, non so se è vera, ce l'hanno mandata al bote. Non parlo mai degli arbitri e non me ne frega nulla degli arbitri, però voglio fare una domanda provocatoria e la faccio appositamente. Se fosse successo alla Juve? Se la Juventus avesse pareggiato e c'era un fallo, quel fallo lì. Cose, però Gianni. Io non avevo visto la mano in faccia, e quindi no, c'è la mano in faccia, non c'è la mano in faccia, non c'è, è vera. No, c'è la mano in faccia, ma no, non c'è. Ma che stai dicendo? No. Ma sei l'unico in Italia, Gianni, che non vede, allora, la mano in faccia. Se ma tu spegni la partita, quando finisce la partita, ok. Se tu guardi anche il posto, hanno fatto vedere l'immagine che non c'è, lo dice anche Marelli. Cioè, proprio non si vede il tuo. Ah, ok, Marelli, quando parlo Marelli. Raga, è vera. Scusate. Comunque è vero, incredibile.